Accelera un pochettino, che limite c'è qua? Ah, 60, vabbè. Ok, ha ragione lui. Salve a tutti ragazzi, bentornati su Euro Truck Simulator 2. È successa una cosa incredibile in tutto il pianeta, ha nevicato, quindi oggi andremo sulla neve. Naturalmente ragazzi, sono sempre in compagnia del nostro bellissimo Volvo, del quale faccio fatica a liberarmi perché comunque ha questo suono incredibile, secondo me imbattibile, mai visto su nessun altro camion, e a parte che è molto bello, tanto mi basta per tenermelo per tutta la vita. Allora ragazzi, intanto fuori di qua, attenzione alla percorrenza sulla neve. Beccatevi che roba ragazzi, tra l'altro è anche notte, quindi i riflessi un po' della neve eccetera sono ancora più bestiali. Intanto siamo arrivati a prendere il carico e siamo diretti ragazzi proprio nella prima città disponibile della Francia, da qua diciamo, no? Dopo Genova c'è Nizza. Spero che riusciremo ad arrivarci, ma più che altro tutta la strada che facciamo è nuova, perché è praticamente tutta la costa ovest dell'Italia che non abbiamo mai fatto. Cioè abbiamo fatto solamente da Calabria, Napoli, Roma, e poi da sopra no, siamo sempre andati verso il centro dell'Italia. Quindi va bene, saranno autostrade, però è roba nuova. Ok, pronti. Che bella che è l'ignoranza di questo Volvo. Non teme neanche i ghiacciai che si sono abbattuti sul nostro paese. Qua c'è dare la precedenza, ma non c'è nessuno. Hanno tutti paura di uscire con la neve, tranne noi. Con il nostro mostro, che tra l'altro avrebbe anche... Questo va dritto. No, ok, viene di qua. Camminando con i dispari, ma io preferisco i pari. Intanto vedeste che bellino il gattino che mi sta giocando con i piedi, perché li vede muoversi sui pedali, convinto che sia un gioco. Stai attento imbecille, che se ficchi la manina sotto al pedale in metallo Nu te la stacca e non è contento, lo sai vero? Bravo, io te l'ho detto eh. Se volete vedere il gatto che perde le zampe sotto ai miei pedali, andate a seguirmi su Instagram, link in descrizione, Nu89YT. E di solito lì posto tutte le sue cazzate. È piccolino, l'ho appena preso, per chi non lo sapesse, non ha neanche 2 mesi. Olè ragazzi, come vedete qua le strade non sono gialle, quindi non le abbiamo mai fatte. C'è un casello. Brivido tra l'altro, perché le righe per terra sull'autostrada non si vedono. Questa è... due corsie o una? Due, dai. Io sono nella seconda, cioè nella prima in realtà. Si contano da destra. Qui abbiamo bisogno di un telepass. Eccolo là. Ce ne sono ben due. Sono le 6 di mattina ragazzi, quindi ora che abbiamo la destinazione sicuramente ci becchiamo il sole. Sono proprio curioso di vedere questo ambiente invernale, per il quale, per carità, è un po' tardi, dovevamo svegliarci prima con questa roba, ma vabbè, ci sta per i nostalgici, perché io d'estate penso all'inverno, d'inverno penso all'estate, ma penso un po' a tutti, perché entrambi hanno lati positivi che ti mancano quando vivi i lati negativi dell'altra. Tra l'altro ragazzi, questa è una mod per la neve che ho trovato. Ne ho trovata pure un'altra che non ho provato, e perché comunque ho messo su questa, ho visto che funziona abbastanza bene, mi piace lo scenario, mi piace il blu della mattina che sta venendo fuori e che tra poco ci sollazzerà. Ma magari se vogliamo fare anche un altro episodio sulla neve ragazzi, se vi va, anche il prossimo magari proviamo l'altra, eh? Così poi magari se volete scaricarne una delle due, poi ve le lascio nel prossimo, nel quale avete preferito voi la prendete. Intanto attenzione qua, che botte che tira sto Volvo, è veramente figo il sound. Guardate, comincia a vedersi la mattina che si apre. Ma perché andiamo così piano ragazzi? È sto autobus, dai, accelera un pochettino, che limite c'è qua? Ah, 60, vabbè, ok, ha ragione lui. Ecco, a destra si andrebbe per Firenze, e anche lì, madonna ragazzi, ma Firenze non l'abbiamo mai vista, Firenze città? Non ci credo, penso di sì. Adesso dobbiamo proseguire, ma io sta strada qua non la vedo battuta. O l'abbiamo presa da un'altra parte. Beh, controlleremo ragazzi, Firenze va vista. Proprio va girata la città, voglio capire come l'hanno fatta. Una città molto bella ovviamente, tutte le italiane lo sono. Hanno degli scenari particolari, abbiamo visto come è fatta bene Napoli. Anche in Puglia, delle città veramente fatte da Dio. Guarda, guarda, guarda. I tetti toscani tipici, proprio, ovviamente sono in tutta Italia, però insomma,
io quando li vedo mi viene in mente Firenze. Che cazzo è? Ah, è un Renault. Minchia, sembrava un 113H. Sa che quando cambierò sto camion troverò proprio una roba del genere. Un camion vecchio con un bel sound che ci fa sentire di nuovo ignoranti. Dai, Astra, brava. Non per nulla, è che se freni non c'ho voglia di farlo anch'io, quindi frenatene a destra. Ecco, vedete qua, allora dritto c'è un'indicazione autostradale Genoa-Firenze, poi Livorno-Ponte, ah qui, aspetta, Pontiedera, non ci ho letto bene. Beh, se qualcuno è di lì sicuramente lo saprà e mi correggerà. Ovviamente come da inverno, no? Visto che è una mod... Oh cazzo, mi sono cagato sotto, Non me l'aspettavo, ce l'ho vista la macchina però. Meno male che ho visto sta Peugeot. Come da mod invernale fatta bene, l'alba è arrivata tardi. Abbiamo dovuto aspettare le 8:30 tipo per avere un po' di luce. Guarda, guarda, qua ci sono tutte strade mai viste, ragazzi, le dobbiamo esplorare tutte. Questa che uscita è? Ancora a Firenze? Sì, esatto. Qua si torna in direzione sud con l'autostrada e si arriva a Firenze. Ste piante sono un po' blu però, eh. Sto giro non mi frega il carabiniere però. Vado piano, che sennò ritorno il king delle multe qua. E tra l'altro, ragazzi, pian piano, viaggiando, la benzina se n'è andata. Quindi magari, ecco, al prossimo facciamo un po' di pieno. Tanti soldi li abbiamo. Attenzione però, perché come vedete probabilmente qualche montagna in mezzo ci costringe a fare delle belle curve. Qua c'è il limite molto basso proprio per quello. Eh no, un'altra. Ma ci siamo stati qua forse? Allora a Genova ci siamo andati, mi sa. Non so, sto ponte non è la prima volta che lo vedo. Sotto di noi cos'è? Proprio Genova? Ragazzi, ovviamente nei commenti mi raccomando, aiutatemi. Un bel mi piace, un bel commento per supportare i viaggi di Nu, l'esploratore col camion selvaggio. Qua abbiamo un casello, però io sono stato stupido, tra poco arriveremo in riserva e ce la rischiamo. Stai per finire il gasolio? Ecco, esatto, quindi alziamo un attimo sto piede, ragazzi. Speriamo del bene, quanta autonomia avrò? Cazzo, non mi dite che il prossimo distributore è a Nizza, li faccio 70 km in riserva così? Teoricamente sì, ma visto che il gioco accorcia molto le situation, ho paura di no. Comunque adesso siamo in Francia, vedete, è cambiato il simbolo delle autostrade. Cos'è quel monte? Guarda che bello! Ma perché i carabinieri sono andati fino in... Così, carabinieri, che ci fa lei in Francia? È venuto fino qua il carabiniere. Qualche raduno diplomatico. Freccia a destra, ragazzi, speriamo che appena entrati in città ci sia un benzinaio, se no non torniamo a casa, eh. Intanto, guarda, il carabiniere esce a Nizza. Anche lui? Dov'ha? Ma perché? No, raga, un momo che ci fermiamo. Che cavolo è sto traffico? No, dai, che io non c'ho benzina. Vai giù da solo. Bravissimo. Ti lascio in folle, pia velocità. Ah, è un semaforo così, cattivo dall'uscita dell'autostrada. Ah, capito che è semaforo. Non è studiatissimo come semaforo, eh. Cioè, comunque questa è una rampa di uscita dall'autostrada. Metti lì proprio il semaforo. No, ok, eccola qua Nizza. Guardate che bellina che è invece. Ci sta tutta. Però il mio diesel evapora. Semaforo? Aspetta, lì quello è un hotel, ma non c'ha il benzinaio. Ma i benzinai all'interno delle città non ci sono. Sono soltanto sulle strade esterne in sto gioco. E dai, carabiniere, sei totalmente fuori luogo. Non mi mettete tra i coglioni pure. Un carabiniere a Nizza, nuovo film. La roba migliore sarebbe farmi multare dai carabinieri in Francia, eh? Mi guardo intorno, ragazzi, perché mi piacciono gli scenari, eh. Voi lo sapete, io sono un esploratore, mi piacciono i paesaggi. Intanto io sono arrivato alla ditta e dopo con la benzina soffiata, vediamo, me la daranno loro. Gli chiedo la gentilezza di farmi un 20 di diesel che poi ci penso io, giusto per andarmene. Eccoci qua, ragazzi, sulla destra dovremmo avere il nostro arrivo. Eccolo qua, è questo? Logistica Lisette. Andiamo a parcheggiare sto cosa, quello. Guarda come rimango senza diesel adesso, giusto per parcheggiare. Occhio, non distruggiamo la Passat del capo qua, che dopo non ci fa più lavorare. Ma no, guarda dov'è. Ma dai, devo fare il giro dall'altra parte. Non mi tocca fare manovra in qualche modo qua dentro. Vabbè, non è difficile. Estendiamo prima tutto. Ma che è qua? Un'officina? Meccanico? Occhio. Ok, vediamo se adesso passo qua. Dai,
Ok. Abbastanza facile come parcheggio, però visto che non si può passare da lì, ti impone a fare la big manovra lì dietro. Però da buttare dentro è facile. Eccolo qua. Ho beccato la multa anche dalla gendarmerie. Perfetto. Che tra l'altro stava inseguendo il carabiniere perché è in una zona fuori competenza. Perfetto ragazzi, abbiamo consegnato il carico. Stavo andando a cercare un benzinaio prima che mi fermasse pure la polizia francese. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Guardate che belli gli scenari con la neve. A me è piaciuta molto questa mod. La prossima volta, visto che comunque è bello girare nella neve, un paio di episodi si possono fare, però proverò l'altra mod che magari è ancora meglio, perché qua vedete qualche imperfezione sulle piante. Non è che mi facciano pazzire, per carità, bravissimi. Però tant'è ragazzi, io vi invito come al solito a supportare questa serie come tutte le altre con un bel like, commentate qua sotto ragazzi, io leggo sempre i commenti, mi fa piacere, e soprattutto vi aspetto su Instagram, su Facebook, guardate la descrizione che ci sono tutti i link lì. Un grande abbraccio e alla prossima, ciao ragazzi.